Allora, Eugenio Gianni, Presidente del Consiglio regionale, benvenuto, bentornato alla Rari. La Rari che ha vinto agevolmente 12-4 con Padova a punteggio pieno e quindi si prospetta un qualcosa di bello per tornare nella massima serie. Ma per Firenze la Rari significa moltissimo, perché se guardiamo la storia dello sport nell'ultimo secolo ci rendiamo conto che è proprio la Rari Nantes Florenzi a livello maschile ad essere la più titolata società, perché i 9 scudetti della pallanuoto maschile che ha portato Firenze in Toscana la Rari Nantes, non esiste nessun'altra società che possa esprimerli. E indubbiamente il fatto della 2 quest'anno era stato vissuto da tutta la Firenze sportiva con un senso così di perplessità. Il fatto che la squadra si sia subito così attrezzata e ad oggi non abbia perso una partita, sia a punteggio pieno, e io ho visto una prestazione di grande livello, perché questo 12-4 con grande sicurezza. La squadra seconda in classifica per giunta. Appunto, grandi giocate, poi Padova è una squadra che ora è seconda in classifica e come prestigio è sicuramente una delle più titolate squadre italiane, dà il senso di come questa Rari Nantes possa ritornare subito nella massima serie, e io ritengo che questo sia un grande vantaggio per il campionato italiano, perché la Rari Nantes è squadra un po' come le 3 o 4 grandi squadre del calcio, che possono comunque sempre fare la differenza per l'immagine, la bella diciamo qualità del campionato. È importante vedere anche l'alto pubblico. Io che fin dal 1999, quando ero assessore allo sport, frequento questa piscina e questo impianto per le partite della Rari, devo dire che anche quando la Rari lottava per lo scudetto, in anni come il 2000, il 2001, che perse solo all'ultima partita in campionato, nelle partite medie, ora nelle grandi partite no, ma nelle partite medie vedevi un pubblico come questo. Ecco, l'unico cruccio per la Rari Nantes Florenzi è quello della sede, che è una cosa che ancora non è stata chiarita a fondo, Eugenio. Io mi sono impegnato molto a livello regionale, sono orgoglioso del fatto che per consentire anche nell'alveo dell'anno di poter garantire non le demolizioni, ma abbiamo messo le ristrutturazioni parziali, abbiamo anche cambiato la legge regionale sulla difesa del suolo all'unanimità, quindi con una condivisione che è di tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale. Io ritengo che questa modifica della legge regionale consenta anche al Comune di Firenze, come dire, di mettere a norma, a regola, quello che è la presenza di una sede che non è un patrimonio della Rari, è un patrimonio di tutta la città. Ma poi a questo punto, quando vedo davanti a me colui che è il più grande sportivo fiorentino, l'uomo che ha buttato in un pallone da rete il numero più alto di gol, che stasera vedo Gianni De Magistris nella veste di allenatore, così preciso e bello, l'occasione per dargli con falline d'argento sarà vediamo il campionato ora la Rari. Allora voglio prima, allora, Gianni, aspetta, questo me lo danno alla memoria, no, no. il campionato di A2, basta quella. Bene, allora grazie Eugenio Gianni che ci ha fatto visita e auguroni. Allora molto sentiamo piacere, molto piacere sia stato presente Eugenio, che devo dire però non manca mai, è onnipresente, quindi però è stato confortato appunto da questo risultato 12-4, ha detto appunto la grande Rari è tornata, eh? No, ancora non è tornata, abbiamo fatto un piccolo passo avanti secondo me sul piano difensivo, abbiamo preso soltanto 4 gol e insomma comincia a essere una difesa che funziona. In attacco abbiamo ancora fatto degli errori, paradossalmente abbiamo fatto 12 gol ma non abbiamo fatto anche dei bei gol, ma non abbiamo fatto alcuno di quelli che piacciono a me, belli, fluidi, in contropiede. Comunque devo dire che Cicali ha fatto una buona prestazione, Astarita lo stesso, Coppoli lo stesso, dopo tante essere spronati questi giocatori ora si vede i frutti, si vede. No, stanno migliorando, ma a me interessa, noi abbiamo due grandi cose, abbiamo delle individualità importanti da Coppoli, Di Fulvio, Astarita, ma lo stesso Cicali che io considero un portiere di primissimo ordine, e abbiamo una squadra, quindi se la squadra gioca da squadra con i singoli bravi allora si può pensare a sognare e a sperare a volare alto. Perché se no, voglio dire, la singola impresa non serve se la squadra non gioca. Comunque oggi altro debutto in Serie A. E Giulio Mannini, classe 2000. Eh? Classe 2000, e poi nel finale anche Bernardo Maurizio.
Maurizi, che comunque è un 2001, quindi mi fa particolarmente piacere, perché questo era nei progetti della società e continuiamo ad andare avanti. Poi sottolineo la prestazione di Turchini Francesco, che è entrato nei primi set, ha fatto una grande partita, è un 2000, e quindi quando gli altri nel calcio debuttano a 22 fanno dei miracoli, noi li mettiamo a 16 anni. Una nota anche per Tomasic, mi sembra, ha giocato bene. Sì, ha fatto 2-3 gol, è riuscito a sbagliare quello che uno come lui non deve sbagliare, però sicuramente in netta ripresa, in progresso, e spero che da ora in avanti sia tutto in discesa. E allora arrivederci a domani sulla panchina delle Rari Girl. Sì, mi mancava domani un'altra panchina, però debutto col Varese, mi danno questa incombenza, diciamo che l'esperienza nella femminile me la sono fatta con la mia Fiorentina, però insomma spero che vada tutto bene, perché mi seccherebbe l'esordio negativo. Allora in bocca al lupo a Gianni De Magistris e complimenti. Grazie. E allora vediamo Astarita, Matteo Astarita, plurimarcatore e capocannoniere della Rarinantes Florentia, complimenti davvero. Grazie, finalmente oggi abbiamo giocato forse un pochino più come ci chiede il mister. Abbiamo preso, mi sembra, solo 4 gol, che è stato un attimo il nostro punto dolente, che magari in attacco produciamo molle di gioco, ma in difesa ci rilassavamo un po' di più. Oggi siamo rimasti forse un po' più concentrati e forse stiamo iniziando a impostare un gioco come si aspetta Gianni. Un Matteo Astarita che abbiamo visto molto bene anche in difesa, un bel intervento difensivo che ha esaltato un po' tutto il pubblico. Sì, sì, va bene, non è un mancino, non è, deve essere solo un giocatore d'attacco, deve anche difendere, quindi se vuol giocare, se no è un po' limitante. Cosa vuol dire essere i primi come capocannonieri? È uno stimolo per tutti? Sì, sì, soprattutto sicuramente per me sarà uno stimolo per fare meglio anche le prossime volte, per dare il mio contributo alla squadra, ma l'importante secondo me è più importante giocare bene, esprimere un gioco che ci dia un'identità di gioco costante per da qui in avanti, per avere un'impronta che la Rari ha questo gioco, e chiunque sia l'avversario noi giochiamo così. E allora complimenti di nuovo. Grazie a Matteo Astarita, arrivederci. Allora vediamo Massimiliano Cicali. Cicali, quanti applausi per Massimiliano Cicali, bravo, bravo davvero. Allora abbiamo scacciato un po' quel senso di insicurezza. Sì, finalmente mi sono sbloccato anche giocando con più tranquillità e divertendomi, come è normale che sia alla fine. Ti aspettavi comunque prima o poi di liberarti? Sì, aspettavo appunto solo questo momento, per ora continuare l'annata in salita. Una prestazione sottolineata anche da un assist clamoroso. Conta anche quello, non è solo parare il ruolo del portiere. Ha fatto un passaggio dalla porta all'area avversaria facilitando il gol di Colombo. Ha ringraziato Colombo? Sì, ha ringraziato. Bene, bene, bene. E allora l'unica cosa, ora la speranza è quello magari di rivedere un po' d'azzurro? Ora speriamo, una cosa dopo l'altra, speriamo anche quello. Bene, allora complimenti anche a Massimiliano Cicali, tanti auguri per il proseguo del campionato. Grazie mille. Ora vediamo un po' se c'era qualche altro ospite. Gianluca, c'era qualche altro ospite? Andrea Pieri, il presidente, due parole per il presidente, perché il presidente mi sembra ci siano delle notizie importanti, presidente, che qualcuno ha sentito lì al microfono una notizia. No, non... Sta divertendo, sta giocando bene, fortunatamente... il pubblico di Firenze ha modo di ritrovare una squadra di fiorentini, perché lo dobbiamo dire, che divertono, e speriamo che questo sia fino alla fine del campionato. Questo è quanto abbiamo voluto fare con questo nuovo corso ed è quanto in questo momento stiamo ottenendo, quindi per Firenze stiamo lavorando. L'altra nota mi sembra molto positiva, il fatto di tanto pubblico. Sì, effettivamente i fiorentini si sono riavvicinati a questo sport, Bellariva anche oggi era gremita e questo sta denotando che veramente la pallanuoto può fare la differenza su questi sport se la si gioca in maniera divertente, come il nostro tecnico dice, i ragazzi si devono divertire, divertendosi loro divertono anche il pubblico. Allora grazie al presidente Pieri, e la notizia poi la rimandiamo alla prossima occasione.
Sì, sarà una notizia che dovrà essere costellata in maniera ben definita e quindi, caro Paolo... Una bella notizia e questa notizia sicuramente sarai tu il primo a diffonderla. Bene, bene, bene. Allora, complimenti di nuovo all'ingegnere Andrea Pieri, presidente della Rari Nantes e Florenze. Grazie e buonasera a tutti e buon divertimento.